22 presenti, la seduta è valida. Prima di passare prima di riprendere quindi i lavori così come li avevamo lasciati, ricordo all'Aula e alla città tutta che era aperta la discussione generale sull'unico punto all'ordine del giorno, nonché aumento tariffe TARSU per l'anno 2011. Ricordo che gli scrutatori nominati sono il consigliere Di Stefano Giacinto, consigliere, e rinnovo gli altri due scrutatori nella persona del consigliere Arena e del consigliere La Corte Antonino. Ricordo fra l'altro che erano già iscritti a parlare tre consiglieri comunali nella persona del consigliere Aiello, Tornatore, Prestigiacomo, Domenico. Consigliere cosa? Quindi non può, allora, il consigliere Mineo chiede un chiarimento sull'intervento di ieri, però consigliere Mineo, considerato che siamo comunque in discussione generale, io mi trovo un po' in difficoltà, mi trovo in difficoltà a poterle dare la parola. Se mi consigliere Di Stefano, io sto parlando, la prego cortesemente di lasciarmi fare il mio intervento, mi trovo in difficoltà a poterle concedere la parola. In ogni caso, consigliere Mineo, una volta chiusa la discussione generale, le darò poi la parola per poter fare il suo chiarimento. Prego il consigliere Aiello Pietro. Volevo anche puntualizzare e ringraziare Media One che oggi ritorna in aula a riprendere la seduta del Consiglio Comunale a titolo gratuito, quindi ringraziamo in modo speciale tutta l'equipe di Media One. Prego i consiglieri al silenzio. Prego, consigliere. Presidente, sindaco, assessore, colleghi consiglieri, vagheresi che ci ascoltate da casa. E allora, innanzitutto mi preme evidenziare che questo provvedimento che siamo chiamati a votare, un aumento, la delibera di aumento delle aliquote della TARSU, è illegittimo e inopportuno sotto diversi profili. Il primo, secondo me, è stato trascurato probabilmente dall'amministrazione, è sotto il profilo della competenza del Consiglio e anche della Giunta. Sono d'accordo con quanto affermato ieri dalla segretaria che sull'argomento vi è una giurisprudenza alquanto variegata, vi sono effettivamente diversi orientamenti, vi sono anche TAR Roma, TAR Milano, anche il TAR Palermo, ma soprattutto il Consiglio di Stato e il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. Mi sono chiesto quale orientamento deve essere seguito per porre al riparo questo comune da eventuali ricorsi e da un successivo contenzioso che può esporre a un ingente danno patrimoniale il comune di Bagheria. Secondo me l'orientamento che va seguito è sicuramente quello dell'organo giurisdizionale apicale della regione siciliana, vale a dire il CGA. Tra l'altro orientamento che è assai recente, vi è una pronuncia del 30 giugno 2011 che l'ho qui davanti, la sentenza numero 455/2011, che a sua volta richiama un orientamento ben consolidato già espresso con la sentenza numero 420 del 2006 dello stesso CGA e con parere dello stesso organo numero 101/2006. Qual è l'orientamento espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa? Intanto viene esclusa per effetto del rinvio dell'articolo 42 del testo unico degli enti locali, viene esclusa in maniera espressa e inequivocabile la competenza del Consiglio Comunale in materia di aumento della TARSU. Il secondo passaggio che viene espresso dal CGA è quello di valutare per effetto del richiamo, scusate la norma, dell'articolo 4 della legge numero 142 del 90 come recepita in Sicilia con l'articolo 1 della legge regionale numero 48 del 91,
se vi sono altri organi che hanno la competenza per effetto del rinvio dello statuto. Questa norma in particolare prevede che lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e in particolare determina le attribuzioni degli organi. Cosa vuol dire il CGA quindi? Intanto esclude la competenza del Consiglio, l'ho già chiarito, e rinvia allo statuto per eventuali attribuzioni ad altri organi, quali potrebbe essere la Giunta o anche il Sindaco. Ora, il nostro statuto prevede espressamente, all'articolo 63, per quanto riguarda competenze giunta comunale, non viene attribuita alcuna competenza specifica in materia di aumento della TARSU. Invece l'articolo 64, nelle competenze del sindaco, prevede espressamente che il sindaco, nella qualità di responsabile dell'amministrazione del comune, esercita le funzioni espressamente attribuite dalla legge, nonché quale organo esecutivo a competenza residuale le funzioni amministrative non attribuito al Consiglio e alla Giunta. Secondo quindi l'orientamento del CGA, è chiaro che la competenza in materia di aumento della TARSU in Sicilia non è di competenza né del Consiglio né della Giunta, ma è del Sindaco. A maggiore chiarezza, leggo sempre nel parere numero 101/2006, leggo espressamente: nella regione siciliana, dotata di competenze legislative esclusive in materia di ordinamento degli enti locali, il sindaco è l'organo titolare di competenza residuale per gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune. Ne discende che all'espressa esclusione della competenza consiliare in tema di determinazioni delle aliquote e alla mancata espressa attribuzione alla Giunta della suddetta competenza deriva la residuale competenza del sindaco, con conseguente infondatezza della dedotta censura di incompetenza relativa. Tradotto, non comprendo in forza di quali orientamenti questa amministrazione è riuscita a seguire i due passaggi assolutamente sbagliati secondo almeno la giurisprudenza del CGA, vale a dire una prima delibera di giunta nella quale è prevista espressamente, viene attribuita la competenza, e adesso si propone al Consiglio di votare un atto per il quale lo stesso organo non ha competenza. Tra l'altro voglio dirle ai cittadini, perché sia l'amministrazione che i colleghi consiglieri lo sapranno benissimo, il Consiglio di Giustizia Amministrativa è un organo importante, è l'organo apicale e va seguito, perché nell'ipotesi di un ricorso avverso uno dei due provvedimenti della Giunta o del Consiglio, e tra l'altro nei corridoi si sente dire già che qualche sindacato ha pronto un ricorso avverso questi provvedimenti di aumento, prima si pronuncerà il TAR Palermo, l'appello sarà proposto al Consiglio di Giustizia Amministrativa, che sarà l'unico organo che alla fine avrà l'ultima parola su questo provvedimento. Ora mi chiedo se non è prudenziale seguire l'orientamento che è consolidato, diciamo, dell'organo che sarà poi l'ultimo ad avere la parola in materia di aumento della TARSU. Credo che l'avere affrontato in maniera così approssimativa, potrei dire, la questione della competenza sia un atto di irresponsabilità che potrebbe portare a un grave danno per la città nell'ipotesi di impugnazione e di futuro accoglimento del ricorso o dal TAR o poi successivamente dal Consiglio di Giustizia Amministrativa. E questo mi sembra un primo motivo valido per cui purtroppo non si può votare questo atto. Chiaramente lo faccio presente al Sindaco, che ha il potere, in forza appunto di questa giurisprudenza, di adottare lui stesso, diciamo, un provvedimento di tale natura. Andando al merito, e lo affronto proprio perché anche l'eventuale provvedimento del sindaco riguarda le censure che sto adesso per evidenziare, anche sotto il profilo del merito ci sono forti dubbi, anzi sono direi contrario a votare un atto del genere, e vi spiego perché. Come già affermato precedentemente dal capogruppo del PDL, ben due mesi or sono, il 30 giugno precisamente, scusate, i primi di luglio, il PDL ha avanzato la richiesta di una convocazione di un consiglio di urgenza e soprattutto ha richiesto all'amministrazione di predisporre un piano industriale, vale a dire un insieme di misure adeguate che possano portare il comune di Bagheria fuori dal problema dei rifiuti. Perché è assolutamente, eticamente, moralmente scorretto chiedere ai cittadini un solo euro in più di quanto già pagano senza offrire una soluzione al problema rifiuti. In sostanza, di fronte al continuo disservizio della raccolta, di fronte all'inefficienza totale del servizio sotto diversi profili che adesso andremo a evidenziare, qual è la risposta di questa amministrazione o cosa si vorrebbe che il Consiglio approvasse oggi?
l'unico rimedio è prelevare i soldi dalle tasche dei cittadini senza offrire in cambio oggi un impegno chiaro su quali saranno le misure per uscire da questo problema. Mi chiedo come mai l'amministrazione non abbia adottato un piano industriale che poteva prevedere anche accanto alle varie misure anche un aumento della TARSU, lì potevamo discutere. Non voglio essere l'opposizione, sarebbe troppo facile dire no all'aumento senza condizioni, sarebbe una posizione populista. Io dico che invece un aumento poteva essere discusso, ma insieme a tutta una serie di misure. Misure che potevano intanto ridurre il costo del servizio e chiaramente quindi rispettare anche la legge, come osservato anche dall'amministrazione, vale a dire che occorre pagare col 70% della tariffa il costo del servizio. Erano tanti i provvedimenti che potevano essere presi e che potranno ancora essere presi, prima fra tutti la raccolta differenziata. Faccio presente che negli organi di stampa locale abbiamo appreso che il comune di Ciminna, uno dei piccoli comuni dei 22 del Coires, ha già pensato bene di iniziare la raccolta differenziata, grazie alla quale riuscite a ridurre del 37% la TARSU rispetto all'anno precedente. Mi chiedo, ma il comune di Bagheria, il comune più grande del Coires, deve aspettare l'esempio di questi comuni più piccoli? Deve avere l'autorevolezza per dettare una linea anche agli altri 21 comuni del Coires su quali misure adottare? E possiamo discutere su ogni campo, il personale, se ne parla sul personale come un grosso problema, mi rendo conto. Quali misure intende adottare questa amministrazione per risolvere il problema? Intende promuovere il rinnovo di questi contratti, la stabilizzazione, intende licenziare? Occorre capire, la città deve avere le idee chiare su tutti i problemi inerenti al Coris, come questa amministrazione li vuole affrontare. Parliamo anche delle situazioni di emergenza, dei noli a caldo e a freddo. Si vuole procedere sempre con l'urgenza, quindi con dei costi elevati, o si vuole procedere con una gara preventiva per affrontare l'urgenza? Sono tante le questioni aperte. Serviva un piano industriale che potesse offrire alla città uno strumento per dire: abbiamo in programma di fare entro 3 mesi questo, entro 6 mesi queste altre misure, vi chiediamo magari uno sforzo, ma entro il medio termine riusciremo a uscire da questa situazione rifiuti. Nulla di tutto questo. Tra l'altro, lo ripeto ancora, in un contesto di Coires di 22 comuni, dove il comune di Bagheria non soltanto è il comune più grande, ma rappresenta anche il 30% delle quote di partecipazione, quindi ha una responsabilità importante, siamo alla ruota, aspettiamo che qualcuno risolva il problema, ma non si riesce a comprendere chi se non il comune di Bagheria. E voglio prendere a prestito anche la parola dell'assessore Farapipia, che in maniera molto onesta nella sua relazione ci dice: si ritiene però assolutamente necessario e non più procrastinabile porre immediatamente in atto tutte le azioni necessarie ad attuare un'effettiva ed efficace governance della società consortile Coires attraverso tutti gli strumenti di carattere politico, amministrativo ed eventualmente anche giudiziario in possesso di questa amministrazione. E queste parole oneste dell'assessore dimostrano come ad oggi questa amministrazione in questi 3 mesi non ha fatto alcuna attività di governo del Coires, non ha contribuito in questa direzione, è rimasta inerte, è rimasta paralizzata. Io chiedo a questo punto all'amministrazione di ritirare l'atto di giunta, oltre per ragioni di incompetenza e anche per ragioni di opportunità, di non votare quest'atto, e invito anche i consiglieri della maggioranza, perché appunto la competenza, l'ho detta, a mio giudizio è del sindaco, e di l'amministrazione iniziare un processo di dialogo prima con la maggioranza, con l'opposizione e con le parti sociali che lo richiedono da più parti, per avviare un piano industriale serio che possa anche prevedere un ridotto aumento, ma che possa essere uno strumento serio da dire alla città un piccolo sacrificio per risolvere il problema entro tot termine, che l'amministrazione ci deve dire. Diversamente ogni proposta non è affidabile e non è seria. Mi rendo conto una cosa però, che per svolgere questo ruolo e all'interno del comune di Bagheria, ma anche come capofila rispetto agli altri comuni del Coires, serve anche un intervento presso gli organi regionali, presso l'assessorato regionale, perché oggi la regione, questa amministrazione regionale, è in linea un po' col comune di Bagheria, nel senso è assolutamente inerte, ha abbandonato il Coires e ha abbandonato il territorio. Perché da un lato oggi il Coires non funziona più, perché con le delibere 1, 2 e 3 del 2010 ha attribuito la gestione ai singoli comuni, che di contro però non possono neanche, come prevede la legge numero 9 del 2010, entrare nella nuova società consortile, la SRR, perché ad oggi non esiste, perché la regione è rimasta inerte ed è immobile, e ancora assistiamo ad interviste di alcuni parlamentari, anche della maggioranza, scusi sindaco,
Non riesco a seguire bene. Assistiamo a assessori e deputati della maggioranza che ancora oggi parlano di modificare la legge, di tornare alla raccolta differenziata. Non si capisce bene anche l'amministrazione regionale cosa voglia fare. Mi chiedo, quale comune dei 22, se non il comune di Bagheria, per l'autorevolezza che deve avere questo comune, deve dimostrarsi parte attiva, deve andare a chiedere un confronto immediato con la regione, mettersi capofila dei 22 comuni e chiedere delle soluzioni politiche immediate? Dobbiamo capire se l'SRR partirà fra un mese o partirà fra 3 anni, perché diversamente l'amministrazione comunale dovrà fare delle scelte diverse, quali si può valutare esternalizzare il servizio oppure attendere l'immediata creazione di questa nuova società consortile come prevista dalla legge 9 del 2010. Per fare questo, dicevo, c'è un problema di autorevolezza di questa amministrazione, perché per fare scelte così coraggiose, per diventare credibile agli occhi intanto del Consiglio, della città e anche degli altri due comuni, ci vuole un'amministrazione autorevole, ci vuole un'amministrazione credibile. Ma se già oggi assistiamo che in 3 mesi di inizio di consiliatura questa amministrazione non ha più neanche una maggioranza in aula, non riesce a portare avanti una linea, perché non esiste oggi la maggioranza, l'abbiamo visto ieri, è diventata minoranza in quest'Aula. Ce l'ha detto in maniera onesta il capogruppo De Vella del Partito Democratico, che ha detto: prendiamo atto che la maggioranza oggi è minoranza. E devo dire, non capisco bene perché possa, diciamo, essere stata così aggressiva la posizione del Partito Democratico. Non perché non difendo le posizioni, cioè è comprensibile, hanno fatto parte della giunta Sciortino e la difendono, ma l'aggressione o le posizioni che il Polo di Centro ha assunto nei confronti dell'amministrazione Sciortina sono state chiare e pacifiche già dalla campagna elettorale. Si sono presentati con un progetto nuovo, hanno detto: via l'amministrazione Sciortina, vogliamo fare un'altra Bagheria. E gli interventi ieri di Massimo Mineo e di Gaetano Dagati, rispettivamente per l'altra Bagheria e per l'UDC, sono esattamente in linea con quello che hanno detto in campagna elettorale e con quello che hanno fatto nei vari atti importanti che abbiamo approvato finora. Voglio farvi ricordare che, per esempio, sul conto consuntivo, vero che è stato approvato, ma i partiti del Polo di Centro di maggioranza hanno chiarito tutti che lo stanno approvando per senso di responsabilità, come ci ha detto il sindaco, ma che disconoscono fondamentalmente l'attività fatta dall'amministrazione Sciortino. E così vale per la PIP Monaco, che è stato approvato, ma si è fatta una censura all'amministrazione Sciortino per i tempi lunghissimi che necessari per approvare quell'atto. E ieri finalmente è arrivato un attacco ovvio, necessario, perché vi è di fatto un insanabile contrasto tra il Polo di Centro e il Partito Democratico. Questa è stata un esperimento tanto vantato dai nostri leader nazionali, Casini e Lombardo e anche quelli del Partito Democratico, il cosiddetto modello Bagheria, e si è dimostrato in questi 3 mesi che non esiste più il modello Bagheria. Quindi, sindaco, la invito che, per portare avanti i grandi problemi che avrà la città in questi mesi, serve un'amministrazione autorevole, serve una maggioranza, quindi la invito seriamente a fare chiarezza. Grazie. Grazie a lei, consigliere Aiello. È iscritto a parlare il consigliere Tornatore, che però non è in aula, pertanto non mi ritrovo altri iscritti a parlare. Consigliere Raspan. Consigliere Raspanti, mi perdoni, il consigliere Passarello era scritto prima. Grazie Presidente, signor Sindaco, assessori, colleghi consiglieri, cittadini che ci ascoltate da casa. Non è mai facile. Presidente, posso? Prego, consigliere. Non è mai, dicevo, facile, anzi direi che è sempre molto difficile, per chi è chiamato a governare una città come Bagheria, rivolgersi ai propri cittadini chiedendo loro ulteriore l'aula al silenzio, grazie. Chiedendo loro ulteriori sacrifici economici
mediante l'adozione e l'aumento di imposte e di tasse. E diventa ancora più difficile l'accettazione di tale imposizione tributaria allorquando il servizio offerto alla cittadinanza, quale controprestazione, è un servizio inefficiente, è un servizio non soddisfacente, è un servizio lacunoso, è un servizio carente e in alcuni casi anche un servizio latitante. Al di là delle sostanziali posizioni assunte da ciascun singolo consigliere o da uno specifico gruppo politico, o Presidente, io sono disposto anche a interrompere il mio intervento. Ha ragione, consigliere Passarello. Questo lei non inizi se prima non c'è il silenzio in aula. Grazie, consiglieri, Presidente. Si adegueranno perfettamente. Io peraltro non sento il ritorno del microfono, non so se è il caso di alzare un attimo, o sono io oggi che ho un pochettino di voce. No, non accesso. Consiglieri, consentiamo al consigliere Passarello di poter fare il proprio intervento. Prego. Grazie, Presidente. Dicevo che al di là delle sostanziali posizioni assunte da ciascun singolo consigliere comunale o da uno specifico gruppo politico o lista civica, ritengo, sperando di non pretendere molto, moralmente obbligatorio e istituzionalmente doveroso da questo pulpito rivolgersi alla città e spiegare loro con senso di responsabilità e criticità quali sono i motivi, le cause. Presidente, consiglieri mi dicono che non si sente nulla. Ha ragione. Non so se è un problema di carattere tecnico. C'è un vociferio lungo. È un problema lungo e continuo, non è solo un problema tecnico, un sottofondo che disturba sicuramente. Consigliere Ragati, collabori con la Presidenza. Grazie. Per il silenzio in aula, perché il consigliere Passarello non riesce a parlare. Grazie, consigliere. Prego. Mi ripeto. È moralmente obbligatorio e istituzionalmente doveroso da questo pulpito rivolgersi alla città e spiegare loro quali sono stati i motivi, le cause, i fattori economici scatenanti che hanno indotto l'amministrazione Lomeo e questo consiglio a determinarsi sul momento della TARSU ad appena 2-3 mesi dal loro insediamento. In un momento di crisi dove molto tangibile, dove la crisi socio-economica ha raggiunto già anche nella nostra città livelli di totale esasperazione, livelli preoccupanti anche per il futuro dei nostri figli. Ebbene, l'aumento della TARSU, come ribadito dal sindaco in alcuni suoi interventi, non è stata una scelta libera, ma nasce da un preciso obbligo di legge che va in un certo senso a rappresentarsi e integrarsi con il continuo aumento del costo di gestione del servizio di igiene ambientale dal 2006 ad oggi. Infatti, come è stato già ribadito nel corso di alcuni interventi ieri, secondo i parametri rilevati dal bilancio consuntivo 2009, il comune di Bagheria è risultato strutturalmente deficitario, status che ha determinato, in vista della redazione e dell'approvazione del bilancio di previsione 2011, l'obbligo di coprire almeno il 70% dell'intero costo del servizio di igiene ambientale. Presidente, mi continuano a dire dai banchi i colleghi che non sentono. Sì, però sono gli stessi colleghi che vociferano, allora, consigliere Passarelli. Se è un problema tecnico non lo possiamo verificare. Io invito l'Aula a continuare. È un problema di udito solo di quelli
prima fila. No, allora invito l'aula al silenzio. Consigliere in fondo, consigliere Dagati, consigliere Dagati, cortesemente, consentiamo ogni consigliere di poter parlare serenamente con il silenzio in aula. La ringrazio di nuovo. Grazie. Vorrei capire, e chiedo ai cittadini di capire, che responsabilità abbia in tutto questo la nuova amministrazione Lomeo, insediatosi da appena 3 mesi. Forse il bilancio consuntivo 2010 del 9 luglio 2010 è stato presentato al Consiglio Comunale di allora dal sindaco Lomeo? E proprio perché, per la risposta scontata a questa domanda, mi viene difficile capire e accettare le accuse gratuite e infondate mosse da qualche consigliere di opposizione, quasi a volere ritenere il sindaco Lomeo unico e principale artefice responsabile della cattiva gestione del servizio di igiene ambientale, i cui costi, ricordiamolo, sempre crescenti, hanno portato oggi a discutere su un aumento della tassa. Ma allora, cittadini di Bagheria, vogliamo capire con obiettività perché oggi, ancora oggi, ci ritroviamo costretti a reperire ulteriori fondi per garantire il servizio di igiene ambientale in città, ricorrendo ad un aumento dell'imposizione tributaria? Vogliamo capire perché il Coinves, con i suoi 98 dipendenti dislocati sul nostro territorio comunale, non riesce ancora a mantenere con regolarità un livello ottimale di igiene ambientale? E ancora, perché la raccolta dei rifiuti spesso si blocca? Perché viene fatta a macchia di leopardo, così come qualche consigliere faceva notare anche ieri? Perché lo spazzamento delle strade, soprattutto quelle più interne, non viene fatto a dovere? Perché la raccolta differenziata ancora non è entrata a regime? Eppure, nonostante tutti questi quesiti, per l'anno 2011 il costo del servizio di gestione dei rifiuti è stato determinato in euro 11.545.000, di cui il 70% minimo deve essere coperto con il gettito tributario. E il resto recuperando ovviamente altre somme dalle diverse entrate comunali, per capire così l'intero costo di gestione. C'è qualcosa che non va, capite benissimo, i conti non tornano. Risultano fin troppo elevati i costi di gestione rispetto al servizio reso dal Congress, dico, questo è evidente. Quindi credo che la prima dose di responsabilità, causa di aumento della tassa, vada attribuita proprio alle scellerate scelte gestionali del Coides, che oggi rischiano seriamente, dico seriamente, di mettere in predissesto il comune di Bagheria, con un debito maturato fino al 31 dicembre 2009 di circa 12 milioni di euro e con un aumento del costo del servizio che è andato da 5 milioni e 500 mila euro a circa 12 milioni e 500 mila euro. Consiglieri in fondo. E questi sono i dati a consuntivo 2010 del Comune di Bagheria. Salvo verifica sul consuntivo Coires 2010, ancora non approvato, badate bene, il consuntivo del 2010 il Coires ancora non lo ha approvato. Dal quale consuntivo 2010 probabilmente verrà fuori un'altra quota a carico del Comune di Bagheria, almeno di 3 milioni di euro da pagare. Ebbene,
Per noi democratici per Bagheria crediamo che oggi sia arrivato il momento della verità sulla situazione economico-finanziaria del Comune, ma anche sulla situazione economico-finanziaria del Coides. Verità che ancora non è consentito conoscere a noi, alla città, a tutto il Consiglio, a tutto il Consiglio Comunale, nonostante lo sforzo apprezzabilissimo fatto dal Sindaco con i comunicati stampa quasi giornalieri, volti a fornire dati più o meno rassicuranti, ma a nostro avviso pur sempre parziali e a dir poco incoraggianti. Noi Democratici per Bagheria crediamo opportuno, quindi, evitare quel dissesto finanziario che porterebbe conseguenze gravissime per la città, per i cittadini, per i fornitori, per gli stessi dipendenti comunali. Quindi, per non arrivare a tutto questo, occorre recuperare il gettito Tarsu a copertura dell'intero costo del servizio. Ma ci rendiamo anche conto che questa soluzione sarebbe eccessivamente onerosa e gravosa per i cittadini, a fronte di un servizio che in maniera molto ottimistica posso definire al limite della sufficienza. E per questo il Sindaco vuole evitare. Cosa bisogna fare allora? Bisognerà recuperare il disavanzo derivante dalla differenza tra il costo del servizio complessivo e la percentuale del gettito tributario, che ci consentirà di chiudere in breve anche il bilancio di previsione 2011, facendo ricorso immancabilmente a tagli su vari capitoli di spesa, ammesso che ciò sia possibile. Ed è proprio perché vogliamo evitare il peggio, il gruppo dei Democratici per Bagheria sente la necessità di avanzare da questo pulpito due proposte urgenti, consiglieri, e per quanto ci riguarda anche improcrastinabili. Previa immediata verifica, ovviamente, con gli uffici sulla compatibilità dei tagli con la salvaguardia dei livelli di spesa, al fine di garantire i servizi essenziali cui l'ente è tenuto per legge, ovviamente. Do lettura quindi delle proposte. Immediata costituzione di una commissione di studio aperta e permanente, il cui lavoro deve essere consegnato al Sindaco e al Consiglio Comunale entro 15 giorni dalla Costituzione. Con rappresentanze tecniche di tutte le forze politiche, maggioranza, opposizione, coalizioni di governo, e aggiungo anche il PD che oggi dà il suo sostegno esterno, e forze sociali anche, per acquisire ulteriori elementi certi e avere un quadro completo e chiaro sulla situazione Coires, con particolare riferimento alla gestione e alla situazione finanziaria. E sulla situazione finanziaria e gestionale del servizio RSU, per avviare un serio progetto di contenimento dei costi che passi attraverso l'accelerazione delle procedure liquidatorie del Coires, il passaggio della governance e l'intera gestione del servizio in capo al Comune, avviando da subito la raccolta differenziata. La seconda proposta riguarda la richiesta urgente da proporre al Coides e all'Assemblea dei Sindaci per l'approvazione del consuntivo 2010,
Sì. Con situazione contabile aggiornata al 31 agosto 2011, asseverata dal collegio sindacale. Riteniamo che la costituzione di una commissione di studio, così come proposta, venendo incontro anche ad una formale sollecitazione avanzata ad ogni singolo soggetto politico locale dal gruppo Coordinamento Forze Sociali, con una nota pervenuta il 10 agosto ultimo scorso, oggi sia l'unico strumento rimasto per renderci conto e per dare ai nostri cittadini la giusta informazione, con carte alla mano, di quale sia stata la reale gestione del COIRES dal 2006 ad oggi, di quale è la gestione oggi del COIRES posto in liquidazione e affidato ad una triade di liquidatori nominata dalla stessa assemblea dei soci del COIRES, credo nell'aprile del 2011. E aggiungo anche ben retribuito, con costi ovviamente, consiglieri, anche a carico di voi cittadini bagheresi e quindi di tutti noi. La costituzione di una commissione di studio potrebbe, direi finalmente, fare chiarezza, ma sempre con carte alla mano, sull'effettiva situazione finanziaria del COIRES, attraverso una attenta analisi delle voci in entrata e di ogni singola voce di spesa in uscita. Potrebbe farci capire a tutti noi qual è l'attuale situazione debitoria, quanti sono i debiti ancora da onorare a terzi, per fornitura di servizi, consulenze, incarichi, e credetemi, ce ne sono. E quante sono le spese che il COIRES sarà tenuto a pagare per le tante procedure legali ancora pendenti presso le diverse autorità giudiziarie? Mi riferisco a tanti pignoramenti presso terzi che quasi quotidianamente arrivano e vengono notificati ai 22 comuni consorziati. Potrebbe farci capire altresì perché solo tra maggio e agosto del 2010 i sindaci dei 22 comuni consorziati hanno approvato i bilanci consuntivi del 2008 e del 2009. È il previsionale 2010. A cosa sarà stato dovuto questo ritardo? Credo che ognuno di noi se lo ponga questo quesito. E perché ancora oggi non è stato approvato il consuntivo 2010, le cui risultanze numeriche ben ci avrebbero anche oggi aiutato nella nostra discussione, nel nostro dibattito d'aula, sull'aumento di una TARSU che, come riportato su un sito web, è stata finora parametrata sul bilancio COIRES 2007. Tutti questi quesiti, capite benissimo, richiedono ormai una chiara risposta da dare ai nostri cittadini. Riteniamo, caro Sindaco, che la prospettata inversione di tendenza sulla gestione e sul funzionamento del servizio di igiene ambientale non può prescindere oggi dalla risposta a tutti questi quesiti. La sua amministrazione e la maggioranza che lo ha fatto eleggere sindaco di questa città e che oggi, 30 agosto 2011, lo sostiene, è chiamata
a chiedere un grande sacrificio economico ai bagheresi. Consiglieri, un po' di silenzio in aula, per favore. Grazie, consigliere Di Stefano Giacinto. Con tutta la loro buona volontà. Non capiranno e non accetteranno. In aula, non si riesce. Presidente, io mi rivolgo nulla. Alla città, capisco e io noto l'insensibilità dei colleghi consiglieri, ma io mi rivolgo alla città. Si fermi un attimo che avremo anzi, giusto il specifico tempo di rimettere di qualche l'ordine consigliere comunale, che qualcuno è si molto si fermi attento. Un attimo, consigliere Passarelli. Consiglieri, invito al silenzio, grazie. Consiglieri, per favore. Consiglieri, grazie, prego, consigliere Passarelli. Quindi questa amministrazione è chiamata a chiedere un grande sacrificio economico ai bagheresi, che con tutta la loro buona volontà non capiranno e non accetteranno. E hanno ragione. Nei loro confronti, oggi noi, signor Sindaco, abbiamo il dovere morale ed istituzionale di assumerci un impegno verso questa città. Primo, uscire da questa scellerata e clientelare gestione del COIRES, ormai fallimentare. Due, garantire un efficiente servizio di igiene ambientale attraverso una raccolta di rifiuti solidi urbani costante, utilizzando nel miglior modo possibile tutto il personale. Operante sul nostro territorio. Ivi compreso, ci auguriamo vivamente, quello assunto a tempo determinato fin al dicembre 2007 dall'agenzia interinale Temporary per il servizio di raccolta differenziata. Pur sapendo che per questi 180 operai il futuro lavorativo, al di là di una avvenuta proroga di assoluta discutibilità sul piano giuridico e legale, effettuata il 31 maggio di quest'anno dall'Assemblea dei Sindaci, presieduta dalla neonata triade di liquidatori, anche con l'avallo, devo dire, della deputazione regionale e di diverse sigle sindacali, è appeso, dico, questo futuro lavorativo è appeso ad una prossima sentenza. È bene precisare, quindi, che noi Democratici per Bagheria, così come tutti voi, consiglieri comunali, non siamo chiamati qui in questa sede a discutere sulla legittimità o meno di queste assunzioni, fatte dal COIRES in maniera inopportuna e irrazionale, né tantomeno siamo chiamati a proporre alcun licenziamento, non è il nostro compito. Ben altri sono coloro che a cui la legge affida questo eventuale compito. Noi come amministratori di questa città ci auguriamo soltanto che un giorno questo personale possa essere meglio gestito e organizzato e quindi più funzionale, a garanzia di un più efficiente servizio di raccolta dei rifiuti e anche per la differenziata. E ci auguriamo che tutto ciò avvenga anche attraverso una riduzione notevole dei costi di gestione, anche attraverso l'adozione di opportune misure. Consigliere Aiello, io sono pienamente d'accordo con quello che dice lei. Occorrono opportune misure per poter ritrovarci in un'altra occasione tutti in quest'aula per deliberare non un aumento della tassa rifiuti, ma per determinarne con il nostro voto una riduzione. In conclusione,
Il gruppo dei Democratici per Bagheria sulla proposta deliberativa di aumento della TARSU è disponibile e pronto ad assumersi le proprie responsabilità, con il solo obiettivo di restituire però decoro alla città e serenità ai cittadini e costruire insieme l'altra Bagheria, con l'obiettivo di realizzare il programma del sindaco e rilanciare l'immagine, la credibilità del comune e con esse il suo sviluppo socio-economico e culturale. Ed è su questa linearità e chiarezza politica che siamo impegnati a dare il nostro sincero e leale contributo, così come sempre abbiamo fatto. Grazie. Grazie a lei, consigliere Passarello. È iscritto a parlare il consigliere Raspanti. Allora, buongiorno a tutti, ai presenti e a chi ci ascolta da casa. Penso che a tutti noi piacerebbe vivere in una città pulita, con le vie spazzate e nessuna presenza di rifiuti o cassonetti stracolmi agli angoli delle strade. Non si sente? Così va bene? E possibilmente pagare una tassazione bassa o per alcuni non pagarla affatto, come... E allora iniziamo da capo, visto che c'è il consigliere Gino Di Stefano che non riesce a sentire. E allora stavo dicendo, penso che a tutti noi piacerebbe vivere in una città pulita, con le vie spazzate e nessuna presenza di rifiuti o cassonetti stracolmi agli angoli delle strade. E possibilmente pagare una tassazione bassa o per alcuni non pagarla affatto. Ma purtroppo non è così. Il servizio di raccolta RSU, con tutte le operazioni annesse, pulizia spiagge, spazzature, eccetera, ha un costo. Un costo notevole, che negli ultimi anni ha avuto una crescita esorbitante, grazie a una gestione scellerata, superiore certamente al servizio reso, che oggi lascia molto a desiderare. Ma una situazione creatasi certamente per colpa o distrazione delle precedenti amministrazioni. Ma per questo non sto a recriminare o a accusare nessuno, del resto quello che accade è sotto gli occhi di tutti i bagheresi. Sta di fatto che oggi, a 2 mesi dall'insediamento della nuova amministrazione, a causa dell'enorme spesa che dobbiamo affrontare per il ritiro e lo smaltimento degli RSU, ci ritroviamo a dedicare importanti risorse di bilancio, costretti a diminuire gli stanziamenti in favore di programmi e iniziative per la sicurezza e lo sviluppo economico, per gli interventi sociali e l'istruzione, per la manutenzione e la cura della nostra città. Da quanto appreso, con le tariffe in atto, ormai insufficienti a causa delle ingiustificate aspettanze del COELES, non riusciamo a ottenere neanche la copertura minima del 70%, come prevede l'articolo 61 del decreto legislativo 507 del 93. È chiaro che non è solo con l'aumento alla TARSU che si risolve i problemi, ma con un'efficace politica di riduzione dei costi di raccolta e smaltimento. Purtroppo ci ritroviamo nella mossa del COERES, è ancora presto per raggiungere soluzioni alternative e risolutive al fine di ridurre i costi inerenti al ritiro e smaltimento degli RSU, anche se l'amministrazione si è già attivata, come già riferito, a questi microfoni dal nostro sindaco. In tale contesto, l'amministrazione comunale ha il dovere di tenere un comportamento lineare e trasparente, deve assicurare per legge il pareggio di bilancio tra entrate e uscite, adeguando le entrate all'adeguamento dei costi, quindi costretti peraltro a procedere all'aumento, all'adeguamento dell'importo della tassa. Quest'atto si rende altresì necessario in previsione dell'introduzione della TIA, la tariffa di igiene ambientale, e quindi dal passaggio alla copertura al 100% del costo dei servizi di raccolta e smaltimento con il relativo provento tributario. In tale situazione ha un senso amministrativo evitare di trovarsi al momento di tale passaggio con un tasso di copertura troppo inferiore al 100% per evitare uno scalino troppo alto da saltare per i cittadini. Anche da un punto di vista dell'educazione ecologica è opportuno che i costi del servizio siano sostenuti dalla relativa tariffa.
Un grado di copertura inferiore al 100% significherebbe che si copre parte di tale costo con altre entrate dell'ente. Oggi si sta affrontando un momento complesso e difficile che ci vede protagonisti del disperato tentativo di salvare la città da un fallimento che potrebbe avere esiti disastrosi nella nostra comunità. In questi mesi la Trabagheria ha dimostrato di essere una forza politica responsabile, matura, sempre disponibile al dialogo e farsi promotrice di iniziative che tendessero a riallacciare quel filo tra i cittadini e la politica, inesorabilmente spezzato dall'onda dell'antipolitica che ha segnato gli ultimi tempi. Il nostro sindaco Lomeo, uomo da noi stimato e apprezzato, ha dimostrato in questi pochi mesi di governo particolare attenzione alle problematiche della città, caparbio nella sua convinzione di riuscire a tirare fuori Bagheria dal baratro in cui sta precipitando. Una convinzione che si è tramutata in scelte difficili, come l'aumento della TARES, i cui effetti probabilmente si potranno vedere già nell'immediato futuro. Per questo chiediamo, dopo aver approvato l'aumento della TARES, venga esplicato dal sindaco un piano industriale a quale l'azienda, sia essa società pubblica o privata, che sostituirà il Cores, dovrà attenersi. Grazie. Grazie consigliere Raspanti, è iscritto a parlare consigliere Tornatore. Grazie Presidente, buongiorno anche agli assessori presenti in aula, consiglieri, colleghi, amici e concittadini che ci seguite da casa e anche via web da questi giorni. Ma io volevo iniziare questo mio intervento ripartendo dall'intervento, o meglio dall'orazione che ha fatto ieri il consigliere Mineo, consigliere di l'altra Bagheria. E mentre pensavo a questa orazione mi veniva in mente un detto citato, che riprenderò diverse volte durante questo intervento, citato da un altro consigliere comunale in un sito anche appunto bagherese, che dice: tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Perché tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare? Qua c'è qualcuno che l'ha scritto e sa a chi mi sto riferendo. Perché ieri, invece di un intervento di carattere politico, anche di giudizio sulla precedente amministrazione, che ci sta perché sta nelle regole della politica, mentre ero nei banchi mi sembrava di ritornare nel tempo indietro, intorno all'anno 70 avanti Cristo a Roma, quando Marco Tullio Cicerone, senatore, intentò una causa con un certo Verre, che era un procuratore della provincia romana di Sicilia, che ovviamente era accusato di concussione, di latrocinio, di tutta una serie di cose. E Cicerone, in tre orazioni, nell'anno 70, in tre orazioni, nel Senato romano, prese la parola e attraverso l'uso della parola fece condannare Verre in Sicilia. Io devo dire, devo apprezzare l'intervento del consigliere Mineo, parte per la scelta lessicale, per il tono con cui ha fatto l'intervento. Però, mentre lo ascoltavo, mi veniva sempre in mente questo altro detto, meno forse letterario, meno classico: tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, consigliere Puletti. Perché dico questo? Perché quando il consigliere Mineo, da buon cicerone, condanna noi che siamo i Verre della Sicilia, i Verre di Bagheria, e quindi quando ci definisce squadrone dei misfatti, è ovvio che ha colpito, a parte dico la mia persona, ma tanta altra gente, tanti altri amministratori che in questi anni si sono susseguiti e succeduti qui nella nostra Bagheria. Mi dispiace pure per il caro consigliere Passarello, che è nella maggioranza di questa amministrazione e che anche lui ha fatto parte di questo squadrone dei misfatti.
la stessa cosa per il dottore Chiello, la stessa cosa per la dottoressa e l'assessore Casa, anche lei copartecipe, converre di questo squadrone dei misfatti. E quindi invito loro anche a fare una seria riflessione su questo. Tra l'altro il consigliere Passarello, durante una delle emergenze rifiuti più grosse, era pure vice sindaco, quindi vorrei capire anche bene come poi ha affrontato questa vicenda. Ma tra dire il fare c'è sempre di mezzo il mare. Infatti il nostro consigliere Mineo, in un bell'articolo del 10 agosto del 2010, dice che senso ha questo? Ha senso perché poi farò riferimento alla Tarsu e anche alla relazione che c'è allegata alla Tarsu. Il 10 agosto scrive un bellissimo articolo, come nel suo stile, sul ripartire dalle ville dopo la bellissima manifestazione che c'è stata a Villa Valguarnero. Il consigliere, tra le altre cose, facendo un bel intervento, dice contestualmente: voglio sollecitare l'attenzione della politica di ogni ordine e grado che nel difficile momento economico-finanziario che investe un'intera nazione è sempre la politica più spesso distratta dalla mera e complessa gestione amministrativa, tanto da perdere di vista il territorio e la sua valorizzazione, e rischiando silenziosamente di trasformarsi in un'anemica comparsa istituzionale troppo debole per essere forte. Continua ancora il consigliere: dobbiamo ritrovare quella sensibilità sopita che la forza dirompente della musica sa risvegliare, dobbiamo tornare protagonisti del panorama culturale internazionale. E quindi poi conclude, quindi Massimo Mineo, consigliere comunale di Baghera: dobbiamo ritornare protagonisti del panorama culturale internazionale. E proprio per questo, nella relazione che la Giunta ha allegato alla delibera di Giunta sull'aumento della Tarsu, si dice che si dà mandato all'assessore al bilancio di procedere con gli uffici ad una verifica per la riduzione e eliminazione, quindi è messo di spese nei settori della cultura, del turismo, dello sport e dello spettacolo. Altro che incentivare la cultura, altro, consiglieri, che essere protagonisti del panorama culturale internazionale. Si vogliono semplicemente svuotare, che già erano poveri di suo, alcuni capitoli, quelli della cultura, dello sport e dello spettacolo, che già di suo erano molto poveri, e quindi in qualche modo si dice all'assessore Pietro Tornatore di fare le valigie e andarsene a casa. E io dico, nel nostro Bagheria, forse una delle poche, dei pochi fiori all'occhiello, con tutte le difficoltà e con tutti i problemi e con tutti gli errori che anche le scorse amministrazioni, me compreso, ha fatto, diciamo che una delle cose che può vantare rispetto alle grandi emergenze è proprio la cultura, grazie ai nostri illustri concittadini, è proprio le realtà culturali, per esempio quelle teatrali, molto presenti nel territorio, ed è proprio anche le realtà sportive, molto vivaci e presenti nel territorio. Ma vista la relazione presente e allegata alla delibera di Giunta, penso che tutto questo andrà a farsi benedire. Per cui il nostro povero assessore, bravo e povero però assessore Tornatore, non potrà fare il suo mestiere. E quindi, caro consigliere Mineo e cara amministrazione, tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare. Ma voglio continuare, perché quando ieri mattina, dopo l'orazione, o coeva all'orazione del nostro consigliere Mineo, viene pubblicato un articolo dei Democratici per Bagheria sulla Tarsu e asili, concordiamo con il sindaco Lomeo. L'articolo è pubblicato su Bagheria News. Siccome facciamo politica e facciamo politica nel territorio, ebbene questa sera ce la diciamo qui, che diciamo anche l'aula è lo spazio e il luogo deputato a dirsi le cose e a fare chiarezza. Dopo
che i consiglieri, il gruppo della lista civica Democratici per Bagheria cita buchi non stradali, ma buchi diciamo economico-finanziari, misfatti anche loro e spese folli, e dopo aver pubblicato dei numeri la cui fonte autorevole non è, diciamo, non sono gli uffici di ragioneria, ma un settimanale che viene pubblicato a Bagheria, ad un certo punto ci dicono i nostri colleghi consiglieri Democratici per Bagheria: oggi si deve aprire un percorso nuovo di partecipazione e coinvolgimento a questa amministrazione, a differenza della precedente, ci sta provando seriamente. Caro Sindaco, un nuovo percorso di partecipazione e di coinvolgimento. Bisogna allora che tutti sappiano tagliare definitivamente col passato. Ci può pure stare. Però mi piaceva, ecco, questo nuovo atteggiamento di partecipazione e di coinvolgimento. Abbiamo l'obbligo morale e civile di lavorare tutti insieme, cari cittadini, per riorganizzare la macchina dei servizi, produrre efficienza, razionalizzare i costi della macchina amministrativa, sono d'accordissimo, ridurre i costi della politica, azzerare tutte le consulenze e gli incarichi, valorizzare le risorse interne, in tal senso, solo così si potrà dire di aver cominciato realmente a cambiare prospettiva. Bene, ritorna sempre il mio detto, che tra dire e fare c'è sempre, caro consigliere Puleo, di mezzo il mare. Perché? Partecipazione e coinvolgimento. Cito le prime due delibere, delibera numero 1 e 2 di questa amministrazione, che proprio per l'importanza del tema trattato e proprio per i destinatari poi della scelta amministrativa che avevano fatto, e mi riferisco all'aumento della tassa, diciamo della tariffa della refezione scolastica e degli asili nido, il 20 luglio la giunta comunale approva la delibera, viene pubblicata all'albo come è dovere farlo, però nessuna partecipazione, nessun coinvolgimento, né con le forze politiche presenti in aula e non solo, con le altre forze politiche, né tantomeno con le forze sociali, con i genitori, con le associazioni della città. Partecipazione e coinvolgimento. Dopo aver deliberato l'aumento della TARSU in giunta del 60%, l'amministrazione, giustamente, dopo aver deliberato, incontra le forze sociali presenti nel territorio per ascoltarle, per partecipare, per stimolare il coinvolgimento e la cittadinanza attiva. In questo percorso di partecipazione dimenticano però Aspra in tutto questo, e quindi in qualche modo, insomma, i cittadini di Aspra potrebbero pure, diciamo, non applicare la delibera. E quindi partecipazione e coinvolgimento. Non solo, parla di ridurre i costi della politica, dei consigli comunali, e infatti ieri, proprio mentre era aperta la discussione generale, senza una motivazione ufficiale giustificando l'uscita dall'aula da questo pulpito, si fa perdere il numero legale, ma se andate a vedere i presenti e gli assenti erano i consiglieri della maggioranza di questo governo. E quindi il nostro, come? Tra l'altro un consiglio straordinario urgente, e quindi il Presidente del Consiglio si è ritrovato a riconvocare per oggi, per stamattina, di nuovo il Consiglio Comunale, riprendere la discussione e speriamo di andare al voto. Anche qui, tra il dire e il fare, c'è sempre di mezzo il mare. Ma andiamo quindi proprio alla TARSU e alla delibera, alla proposta deliberativa. Da quanto ci è dato capire, nella proposta dell'amministrazione non troviamo prospettive
nella gestione del servizio. Non c'è un piano industriale. Io ho visto la tipologia dei costi allegata alla delibera. Intanto mi dispiace che in questi momenti di grande anche tensione, ma anche di grande chiarimento, siano assenti i dirigenti, e soprattutto il dirigente che poi di fatto fa l'analisi dei costi per avere chiarimenti. Cioè noi, dico, per quanto il sindaco può lavorare su questo, e tutti diamo merito che sta lavorando su questo, che bisogna dirlo quando è giusto, di fatto però poi chi firma i piani industriali, chi firma le tabelle dei costi, non è presente in aula per specificarci di cosa si tratta. Perché dire acquisto beni di consumo 760.000 euro significa tutto e può non significare nulla. O per esempio, quando si parla di 1.800.000 euro di utilizzo beni di terzi, io che ho poca dimestichezza col COIRES, nonostante faccia parte di quello, sempre di quello squadrone di qui sopra, non riesco a capire, e volevo capire ancora di più, volevamo capire anche come gruppo, cosa si tratta, di quanti campi. Io penso che sia fondamentale la presenza dell'ingegnere Mercadante almeno. Per cui non c'è, di fatto, c'è una tabella dei costi, ma non c'è un piano industriale che in qualche modo ci dia l'indirizzo anche che vuole avere il COIRES, ma la città e il comune di Bagheria nei confronti proprio del COIRES. Continuo. Non c'è, nulla si dice sulla raccolta differenziata. Io penso che l'amministrazione poteva venire in aula, poteva anche proporre l'aumento della TARSU, ma poteva pure dire ai nostri cittadini, a noi cittadini, che guardate, faremo un aumento della TARSU, però ci impegniamo prima già di aumentarla con tutti i mezzi, in tutti i modi, coinvolgendo la città, di iniziare immediatamente la raccolta differenziata. Perché abbiamo visto come altri comuni che una volta che parte la raccolta differenziata può diminuire la tassa sui rifiuti a lungo tempo, con molta difficoltà, ma intanto avremmo pure il paese più pulito. Lei citava, consigliere Mineo, all'inizio quei dati importanti che fanno molto pensare su quello che siamo e su come noi anche ci approcciamo alla cultura ambientale che abbiamo. Però nulla si dice sulla raccolta differenziata. Meno che mai nulla si dice sulla riqualificazione del personale. Capire intanto chi è questo personale e capire come questo personale vada riqualificato. Quanti amministrativi, quanti spazzini, quanti scopini, se dobbiamo fare la differenziata, quanti potremmo per esempio destinare alla raccolta differenziata. Nulla di tutto questo è inserito in questa proposta deliberativa. Bene, buongiorno ingegnere. Di tutto questo, quindi, dicevo, non c'è traccia. E allora, per tutto, alla luce di tutto quello che ho detto e delle analisi che abbiamo fatto, potrei dire che tra il dire e il fare non c'è di mezzo il male, ma c'è di mezzo la politica, che significa saper dire e anche saper fare. E quindi, alla luce di tutto questo, alla luce delle analisi fatte dal nostro gruppo consigliare, non possiamo e non potremo votare favorevoli alla proposta deliberativa dell'aumento della TARSU. Grazie consigliere Tornatore. È iscritto a parlare il consigliere Puleo. Consigliere Tornatore, potrebbe depositare il suo intervento? Grazie. Per animarlo.
Allora, buongiorno a tutti, grazie Presidente, buongiorno ai nostri concittadini che ci seguono da casa e un ringraziamento particolare perché quello da Media One è stato già fatto per il servizio che gratuitamente ho offerto oggi e ieri, ma in particolare volevo anche oggi invece ringraziare Bagheria Web per le riprese, diciamo, per il Consiglio Comunale che può, come dire, visionarsi attraverso internet, quindi un grazie perché sono un grande appassionato della comunicazione e credo che seguire i lavori d'aula sia molto importante per i nostri concittadini anche per capire un po' l'evolversi di quella che è appunto le manovre, o meno i tentativi di manovra che la politica tenta di fare in quest'aula. Non l'avevamo previsto, non è che non si era previsto, si era concluso il contratto, che è qualcosa di molto diverso da quello che... Consigliere, si rivolga all'aula sull'argomento in questione. Consigliere Stefano, poi magari ne riparleremo... Si rivolga all'aula, consigliere. Allora, io comincio il mio intervento facendo una piccola sottolineatura. Che io, Angelo Puleo, sono un consigliere dell'altra bagheria. L'altra bagheria è una lista civica che per definizione si presenta autonoma rispetto ai partiti tradizionali. Ripeto, autonoma, almeno così sarà fino a quando, diciamo, il sottoscritto ne farà parte. E che l'opinione pubblica locale è la fonte di ispirazione principale, è la nostra, come dire, il nostro carburante per, o quantomeno il mio personale carburante per i miei interventi politici e per il contributo che posso dare in consiglio. Quindi vorrei con questa sottolineatura riportare i discorsi d'aula ad un livello, come dire, molto più pacato, sobrio, e ringrazio in particolare, non per campanilismo, ma è veramente bello vedere ritrovare in aula alcuni colleghi coetanei, perché, ripeto, sarò classista, ma mi sa tanto che la differenza, come dire, generazionale si nota, perché ho notato gli interventi veramente molto oculati, importanti, fatti sia dal consigliere Iello che dal consigliere Tornatore, mi sono piaciuti molto dialetticamente nei contenuti, anche perché fatti con una certa, come dire, sobrietà tutto sommato, anche se il consigliere Tornatore ogni tanto si è lasciato, però dico, ha mantenuto la sobrietà. Voglio, prima di cominciare il discorso, che poi è l'argomento principale, ovviamente, un po' di campanilismo. Allora, volevo dire questo, per quanto riguarda la cultura, sono d'accordo con quanto affermato dal consigliere Tornatore, nel senso che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, che poi ha modificato, c'è di mezzo la politica, proprio così, c'è di mezzo la politica, una politica che si deve principalmente basare non tanto sulle parole, sulle chiacchiere, sull'intervallarsi qui al microfono, ripetendo e intervenendo più e più volte al microfono, ma basarsi più sul fare, cioè sulla progettualità che deve essere repentinamente trasformata in azioni concrete che possono essere utili, che possono soddisfare i bisogni, le richieste che ci provengono dalla città. Tornando al tema principale di questo Consiglio Comunale, dico che oggi ci stiamo rincontrando per riconfrontarci su questo arcano coeres. Arcano è complesso, almeno personalmente complesso, perché? Perché leggendo alcune, diciamo, documentazioni che sono state consegnate all'amministrazione con firma del dirigente, ho visto che nel 2002 c'era una spesa di 1.600.000 euro, nel 2006 si passa a 6 milioni, nel 2010 si arriva a 12 milioni e 500.000 euro. Poi si parla di assunzioni che, ascoltando un po' le dichiarazioni, leggendo quanto consegnato nei documenti, hanno, a quanto pare, c'è molto chiaroscuro appunto in questi contratti di lavoro effettuati. E poi ho notato anche un'altra cosa ieri, anche se l'avevo già percepita anche da cittadino quando non ero consiglio comunale, questi bilanci comunali che sono stati realizzati, a quanto sembra, ma è sicuramente, mi sbaglio, non ci sono dubbi che mi sto sbagliando, realizzati più con vena artistica, una vena artistica che punta alla simmetria dei conti, alla simmetria delle colonne tra le entrate e le uscite, più che, diciamo, a dei conti prettamente e accuratamente fatti tra entrate e uscite. Però dico, troppi interrogativi, troppi dubbi, perché invece nessuno, per esempio, soltanto di sfuggito, ho sentito qualcuno
fare riferimento alla necessità, un qualcosa che secondo me tutto l'intero Consiglio deve chiedere all'unanimità, e lo chiedo anche all'amministrazione di interessarsi al riguardo, di un intervento delle forze dell'ordine, della magistratura. O magari mi sono perso qualche intervento io, magari intento nella mia carriera scolastica accademica mi sono perso qualche intervento, ma se così non è, perché non chiedere con forza un intervento delle forze dell'ordine per mettere chiarezza sui tanti interrogativi che a quanto pare ancora persistono? E quindi chiedo, no, dico, non lo so, ma io credo, la mia considerazione è veramente banalissima. Io semplicemente sottolineo, lo ripeto ai nostri concittadini che ci seguono da casa, dico, questo incremento vertiginoso del costo del COES, dico, è normale? È una domanda che io qua pongo e che si pongono tutti i cittadini che trovo per strada. Invito l'Aula al silenzio, grazie. La stragrande maggioranza, per non dire tutti, i nostri concittadini si chiedono questo, è il primo interrogativo che fanno. Quindi dico, perché la politica non deve, come dire, chiedere un intervento del genere che possa, come dire, coadiuvare un intervento politico per consentire a questa amministrazione di fare ordine e di creare un servizio che finalmente possa essere efficiente e possa essere quindi apprezzato dai concittadini? Perché sono sicuro, e mi aggiungo all'opinione diffusa che c'è in maggioranza, che i nostri concittadini sono anche disposti a sopportare un ulteriore aumento della TARSU a patto che vedano dei risultati, che vedano un servizio efficiente, qualcosa che funzioni. E non abbiamo dimenticato la raccolta differenziata, è qualcosa sulla quale l'amministrazione sta già lavorando e già basta uscire lungo il corso Umberto I. Consiglieri nelle prime file, per favore. Basta. Consigliere Puleo, si fermi fino a quando in automatico si stabilisce il silenzio in aula, si fermi qualche minuto. Sono rimasto 12 ore effettiva ad ascoltare gli interventi di tutti. In un giorno e mezzo la prima volta che prendo la parola e vedo come i miei cari colleghi non hanno, come dire, la cortesia di prestare un pochettino di silenzio. Allora, stavo dicendo, la raccolta differenziata non l'abbiamo dimenticata, tant'è vero che basta uscire lungo il corso Umberto per vedere già la prima azione, diciamo, sperimentazione di questi scatoloni per raccogliere appunto in modo differenziato la spazzatura, che credo che sia un buon inizio, no? Ok, siamo ancora all'alba, ma dico, in due mesi, nella quale si è iniziata questa amministrazione, ma cosa c'è, che tempo ha avuto per poter materialmente fare delle azioni che possano essere, come dire, palesi a tutti? Cioè, perché dico, una cosa è sicura da tutte le polemiche di ieri, che dico, io non sono qui alla ricerca del colpevole, perché non sono i consiglieri deputati a farlo, ed è secondo me anche superfluo stare lì ad accusare, a cercare i colpevoli, a rimarcare il passato e quant'altro, ma dico, di sicuro non è questa amministrazione che ha delle colpe, le quali si può imputare una colpa, delle cause per le quali questo servizio ancora non funziona come si deve. Quindi invito il Consiglio a, diciamo, continuare questo Consiglio in modo sobrio, non alzare i toni, a cercare pian piano di arrivare tutti quanti assieme attraverso un giusto e oculato confronto a una soluzione. Confrontiamoci come abbiamo finora fatto, non rimarchiamo il passato, cerchiamo di andare avanti tutti quanti assieme, cerchiamo di trovare una soluzione vera, decisa e convinta per questa città. Siamo qui eletti dai nostri concittadini per fare questo. Lo ripeto a me stesso ovviamente per non dimenticarlo, perché voi lo sapete già. Grazie mille. Grazie a lei, consigliere Puleo. È iscritto a parlare il consigliere Bartolone.